trovo in mezzo a questo bosco, sta piovendo da una settimana. Il bosco è come un'immensa spugna, non c'è una singola parte che sia asciutta e devo assolutamente organizzarmi, trovare della legna asciutta, delle esche, organizzarmi per la notte. Seguitemi. In un contesto di emergenza avere conoscenze importanti su come poter trovare delle esche in condizioni limite è di vitale importanza. Sono tutti capaci a uscire di casa con lo zaino pieno, con le esche già pronte. In realtà, in una condizione, in uno stato di reale emergenza, sicuramente non avremo niente dietro. Se avremo un coltello e un acciarino sarà veramente già una manna dal cielo. Detto questo, non è detta l'ultima parola. Anche in un bosco, in un ambiente estremamente umido, bagnato come quello di oggi, si possono sempre trovare delle risorse vitali. Quello che andremo a trovare oggi è il fatwood. Ecco qua, quello che a prima vista sembra legno marcio, assolutamente inutile, bagnato, che non prenderà mai fuoco, in realtà nasconde una risorsa preziosissima. Ecco qua, abbiamo trovato un'esca assolutamente asciutta, resinosa e che prenderà fuoco praticamente all'istante. Nel video di oggi parleremo del fatwood, o meglio, non parliamo d'altro che legna impregnata di resina. Come si crea, diciamo, questo legno grasso, chiamiamolo così? Una volta che la pianta muore, ovviamente stiamo parlando di piante dal contenuto estremamente resinoso, in particolare gli aghifogli, pini, abeti e altre piante sparse per il mondo. Una volta che la pianta muore, che cade, viene abbattuta, diciamo la circolazione della linfa si blocca, di conseguenza la resina si va a legare con il legno secca e dà vita a questo legno appunto estremamente concentrato di resina. Questo legno per noi è appunto un'esca preziosissima. Come abbiamo visto, in un tronco estremamente marcio si possono trovare ancora delle risorse preziose come questa, basta saperle cercare. Il fatwood generalmente si concentra sull'attacco dei rami, quindi dove vediamo sporgere appunto l'attacco dei rami principali, sulla parte bassa del tronco e nelle radici. Una volta intercettata la zona, diciamo, più ricca di questo materiale, non facciamo altro che ripulire la zona appunto intorno al nodo, alla radice o alla parte interessata, la liberiamo da quello che è il legname marcio, dopodiché la sistemiamo ed è pronta per essere trasportata.
come si vede dal colore del legno, è assolutamente impregnato di resina, resina asciutta che prenderà fuoco al primo colpo. Ok, il nostro trucciolo è pronto, adesso procediamo con l'accensione. Come detto in precedenza, ci sono diversi modi per estrarre appunto questo tipo di esca. Allora, qui ho messo alcuni esempi, ad esempio questa è la nostra esca appena trovata ed estratta da un ramo principale laterale. Queste qui ad esempio sono degli stick di fatwood commerciale, quindi provengono da delle piante estremamente ricche di resina, infatti come si vede il contenuto di resina è altissimo. Questi sono degli stick di fatwood estratti da un pino, da rami laterali. Questo è fatwood ancora da finire di ripulire e proviene da un tronco di pino sdraiato, quindi estratto da una parte intermedia del tronco, quindi non dalla base e non dai rami, mentre questo proviene dall'apparato radicale, infatti il suo peso è estremamente elevato rispetto agli altri ed è una delle parti migliori dove estrarre questa esca. Quindi in tempi abbastanza rapidi e con non eccessiva difficoltà siamo riusciti a risolvere la problematica fuoco. Sfortunatamente non sempre va così, sfortunatamente non tutte le location operative ci danno la possibilità di avere a disposizione delle risorse come questa. Per questa ragione è molto importante acquisire capacità di ricerca dei materiali e tecniche di accensione del fuoco. Ovviamente legate anche a tutte le altre problematiche come idratazione, riparo, primo soccorso e tutto quello che riguarda il settore sopravvivenza ed emergenza. Anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro video, quindi spero che questo contenuto sia stato di vostro gradimento e per questo vi invito ovviamente a iscrivervi come sempre al nostro canale e per chi fosse interessato ad una delle nostre attività può sempre contattarci. E che dire? Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!